Come anticipato, ritroviamo in collegamento Mario Dinolfi. Buongiorno Dinolfi. Buongiorno, eccomi qua. Dinolfi, che è successo? L'hanno bloccata di nuovo da Facebook? Ormai è una barzelletta. Cioè, ha un aspetto grottesco, evidentemente, perché il blocco è arrivato senza motivazione. Così, è una tecnica ormai, è diventata una tecnica. Cioè, lei dice, scelgono un mio post, cominciano a segnalarlo e fanno... L'avete visto il post? No, aspettano che scadono i 30 giorni, quando scadono i 30 giorni segnalano un altro post e scatta l'algoritmo e mi viene impedito di scrivere. No, questo però, al di là del fatto che Adinolfi segna un problema, può una multinazionale americana di proprietà americana con server all'estero gestire un'infrastruttura di comunicazione italiana in Italia sotto campagna elettorale, mettendo in condizione un esponente politico, perché comunque credo che insomma il presidente del popolo della famiglia abbia questo titolo, essere definito così, a rischio secondo le volontà degli avversari politici? Può succedere questo? Se noi in televisione avessimo Berlusconi, proprietario di Mediaset, che impedisce l'accesso di qualsiasi notizia riguardante i 5 Stelle, credo che noi ci porremo il problema della infrastruttura di comunicazione. Non permetteremmo al proprietario di quella infrastruttura di comunicazione di impedire l'accesso a una parte politica da parte dell'avversario. Questa è barbarie. Io lo ripeto, oggi parliamo di Adinolfi, ma domani si può parlare di ben altro, si può scatenare una vera e propria conflittualità che ha una natura evidentemente costituzionale. Come non dicevo l'altra volta, qualora dovesse accadere a Salvini, sicuramente si aprirebbe un dibattito diverso. Ma non dico a Salvini, dico a chiunque, cioè se si può fare, se il principio è si può fare, noi dobbiamo dire, secondo voi un social network come Facebook, che è attraversato ormai da 20 milioni di italiani quotidianamente, sì, è o no un'infrastruttura di comunicazione determinante per la formazione dell'opinione pubblica? A me pare evidentissimo che lo sia. Sì. Forse molto più della televisione oggi, sicuramente molto più della carta stampata. È immaginabile che un editore di carta stampata, l'editore di Repubblica, l'editore del Corriere della Sera dica: queste le notizie che riguardano questa parte politica non devono in alcun modo comparire sul giornale di mia proprietà, perché io sono un privato, quindi decido io chi può comparire e chi no sul mio giornale? Questo lo potrebbe declinare? Sarebbe accettabile? Questa è una grandissima questione di termini costituzionali. L'articolo 21 della Costituzione italiana può essere ignorato da una proprietà americana con i server all'estero che però determina l'opinione pubblica in Italia? Questo è un punto fondamentale nei prossimi 4 mesi di campagna elettorale. Qual era il post in questione incriminato questa volta? Di cosa parlava? Non c'era, perché non ho avuto neanche il tempo di entrare. Io sono stato bloccato 6 ore dopo la fine del blocco precedente, quindi hanno preso un post di, non so, 2 mesi fa. Mi pare il titolo fosse, l'ha postato Silvia, Homosex, Transsex e Neutri. Era un commento senza offese, privo di qualsiasi natura polemica, su una notizia che era stata data, mi sembra, in Germania, dove c'erano le distinzioni sessuali, omosessuali, transessuali e neutri, che era la novità che veniva introdotta nell'ordinamento. Quindi una semplicissima notizia di cronaca che era data su tutti i giornali, priva di qualsiasi accento offensivo. D'altronde questo è provato, ogni volta provano a trascinarmi in tribunale, ci hanno provato 100 volte, finisce sempre con l'archiviazione. Io non offendo mai nessuno, non c'è una persona in Italia che può alzare il dito e io sono riuscito a far condannare Adinolfi per diffamazione, e ci hanno provato in 100, sono stato sempre archiviato, neanche mandato a giudizio, perché so usare le parole, e quindi non è mai accaduto che io possa essere stato offensivo nei confronti di chi che sia. Semplicemente usando l'espressione homosex e segnalandola all'algoritmo di Facebook, che come vede agisce in termini automatici, sì, crea questo tipo di censura. Io chiedo a voi, secondo voi si può fare?
Cioè, secondo voi, la prima domanda è: Facebook è determinante a formare l'opinione di molte persone? Assolutamente sì. Io dico di sì. In maniera infinitamente più incidente della radio, infinitamente più incidente della carta stampata, forse ancora a parità di numeri con la televisione, perché la televisione comunque copre una trentina di milioni di italiani alla fine, non è nell'altra televisione. Passiamo a quei livelli. Ma è su Twitter. Si può impedire l'accesso all'infrastruttura principale di comunicazione dell'ambiente web a un soggetto perché una piccola lobby di parte politica opposta utilizza un meccanismo che ti impedisce di esprimerti, che lede l'articolo 21 della Costituzione? Lo può fare perché i server sono fuori dal territorio italiano? Se questa cosa sarà praticabile, io credo che questa cosa comporta delle conseguenze pesantissime sulla libertà d'espressione in questo paese. Ma ha mai pensato di togliersi da Facebook, cancellare il profilo, no, passare a Twitter, magari a Twitter? Ovviamente se potessi utilizzare un'infrastruttura altrettanto efficace, utilizzerei quell'infrastruttura. In realtà Facebook è in un regime di monopolio da questo punto di vista. Perché non mi dite Twitter, quando su Twitter puoi parlare con 140 caratteri, al massimo 280. Sì, aumentati, devo esprimere dei concetti complessi. Non li posso richiudere obbligatoriamente perché l'ha deciso Mr. Zuckerberg del Twitter da 140. Io devo poter articolare 5 frasi, ma se articolo 5 frasi a qualcuno non piace. Quel qualcuno si organizza e mi impedisce di parlare. È una cosa corretta, legittima, o sconfina nella violenza? Secondo me è un atto pesantemente violento. Pochi giorni fa sono andato a presentare un libro in un comune della Campania, il mio libro Capiamo o Moriamo, e ho trovato una platea di contestatori. Nessun problema, è successo 150 volte. Quella platea di contestatori impediva fisicamente l'accesso al luogo dell'iniziativa alle famiglie con bambini che venivano a sentire le cose che avevo da dire, e pretendeva che l'iniziativa non si facesse, sono chiaro? Pretendeva che non si facesse. Allora, in quel momento la situazione stava per degenerare, ho dovuto chiamare il comandante della stazione dei carabinieri di Capua, perché non c'era una protezione dei carabinieri o della polizia a quella iniziativa, raramente succede. Una volta abbiamo deciso di farla senza forze dell'ordine e si è scatenata quella gazzarra. Dopodiché è arrivata una volante e i ragazzi, che sono sempre un po' vili, si sono squagliati. Non è mai successo il cosa contrario. Cosa significa questo? Attenzione, c'è due lezioni in questa vicenda. La prima è che la finalità era violenta. Il cartello innalzato è: pagherete caro, pagherete tutto. Era un cartello con il slogan degli anni di piombo. Dopodiché questo cartello innalzato si praticava nella sua concretezza nel tentativo di impedire l'accesso e impedire lo svolgimento di una presentazione di un libro. Attenzione, io lì non ero neanche in figura politica, presentavo un libro, o capiamo o moriamo. Ma quindi Adinolfi, lei ha paura per sé e per la sua famiglia di fronte a queste circostanze? No, non ho paura, però non vado in giro tutti i giorni. Io dopodomani sono a Teramo a fare la presentazione di O Capiamo e Moriamo, il giorno dopo a Modena, vado a Nocera Inferiore, cioè torno il 17 in terra campana, 17 novembre, a fare un'altra presentazione. Io ogni giorno vado a incontrare una comunità diversa in giro per l'Italia. E sarò a Verona, Padova, Conegliano, a Vicenza, e tutto questo solo in questo mese, solo nello scorcio finale del mese di novembre. La domanda che io mi pongo è necessario, è giusto che una persona che va a presentare un libro, a presentare delle idee, averlo fatto sempre in posizione non violenta, sempre semplicemente proponendo un pensiero, sì, che magari può essere urticante o controcorrente rispetto alle mode attuali, abbia come risposta quella: tu non devi parlare? No, su questo non siamo è Adinolfi in questione. Adinolfi può essere il peggiore del mondo, ma se questo è il metodo, attenti a dove stiamo andando, attenti alla direzione che sta prendendo il dibattito democratico in questo paese. Io sono molto preoccupato, e non per me, paura non ne ho, e ho dimostrato di non averne, no? Mi pare.
Adinolfi, in ogni condizione, sì. Mi sono saliti sul palco, mi hanno messo, sì, le mani addosso. Beh, abbiamo commentato insieme quello che è successo. È successa qualsiasi cosa. E quando ti salgono sul palco e ti mettono le mani addosso, nel momento in cui te lo fanno, tu non lo sai se è uno scherzo del deficiente di turno o se è una cosa pericolosa, sai ragazzi? Per questo le chiedevo se avesse paura di questa situazione, anche la sua famiglia, insomma. La mia risposta è nei fatti, come sempre, è inutile dichiarare no, non ho paura. La risposta è nei fatti, che verrò, dopo essere stato in territorio camorristico, violentato in quella maniera qualche giorno fa, tornerò in territorio campano il 17 novembre, cioè da qui a 48 ore. Adinolfi, cambiando argomento, della vicenda Brizzi, che cosa ne pensa di questo servizio delle Iene con la denuncia? Da parte... è un altro meccanismo pericoloso, usciamo dal problema Brizzi, lo è, non lo è, sì. Si può fare che uno va in televisione con la faccia mascherata e dice quello è il peggio maiale di tutti, devastando definitivamente la carriera di una persona senza neanche una denuncia? Cioè, con tutto il rispetto, vediamo denuncia. Se intercetto il suo pensiero, con tutto il rispetto ovviamente per le donne e per quello che è successo, però se 10 persone si mettessero d'accordo per dire Adinolfi mi ha molestato in un servizio televisivo, si mettono d'accordo a dire che il personaggio del momento ha molestato, se 10 persone che hanno un interesse a far cadere il dato signor giornalista tale, piuttosto che il signor proprietario d'azienda tale, piuttosto che il signor prete tale, piuttosto che il signor politico tale, è un metodo accettabile? Cioè, io sono sconcertato del fatto che si possa decidere che a un certo punto il tribunale che determina la vita o la morte e gli equilibri, attenzione, e gli equilibri delle condizioni di potere possa essere quello mediatico infrastrutturale, cioè il mediatico televisivo, il mediatico internettiano, il mediatico alla moda. Ecco, questo mi terrorizza. Io continuo a pensare che se Brizzi fosse colpevole di quello che gli è stato contestato, ci dovrebbero essere 10 denunce, non 10 storielle col volto mascherato. Ci dovrebbero essere 10 denunce. E cari amici, cari colleghi, quante denunce ci sono? Zero. Zero. Sì. Zero. Ma se avessero dovuto dare retta alle denunce nei miei confronti fatte in maniera temeraria in tribunale, io dovrei essere messo in un campo di concentramento, perché mi hanno denunciato in 100. Poi le denunce sono state vagliate e non hanno prodotto mai neanche un rinvio al giudizio, perché erano completamente false. E allora hanno utilizzato le infrastrutture di comunicazione, come Facebook per esempio, per dire Adinolfi è l'omofobo, Adinolfi è il fascista, Adinolfi è il razzista. Sì. Quando si sono dovuti confrontare con i dati di fatto, e siamo dovuti andare davanti a un giudice, 1, 2, 5, 10, 100 volte, la cartella che arriva a casa e che mia moglie ha pubblicato su Facebook è sempre archiviazione. Ma secondo lei quindi le Iene non esiste per nulla? Le Iene sbagliano a fare un servizio di quella natura in nome, ovviamente, immagino, dell'audience? Ma io non lo so la ragione, io neanche sto discutendo, non sto contestando il lavoro delle Iene. Lo capisco il lavoro delle Iene. Però dice si instaura però un meccanismo pericoloso così. Io dico solo, può essere fatto così? Può essere fatto così? Io prendo 10 persone, lo dico oggi perché magari Rizzi sarà ipercolpevole, non è per niente la mia simpatia. Rizzi è uno che si è proposto come giovane regista renziano ed oggi si ritrova dentro a questo fango. Sommessamente ricordo che la Asia Argento ha denunciato un altro regista di sinistra che tirava fuori il pene davanti a lei sedicenne, e su quel nome però si è fatta molta attenzione ad indagare un attimo leggendo la filmografia di Asia Argento, perché lo diciamo con chiarezza, e questo lo voglio dire con chiarezza, certi comportamenti, diciamo così, uso questa parola che non si può mai usare, moralmente eccepibili, facciamo così, moralmente eccepibili, sì, sono invalsi nel sistema del cinema non solo italiano, invalsi.
nel sistema dello spettacolo questi comportamenti, lo ripeto, moralmente eccepibili, esistono e sono oggettivamente verificabili. Adesso abbiamo trovato il capro espiatorio. Adinolfi, prima di... Questo meccanismo, leggiamoci i bellissimi libri di Daniel Pennac su come funziona il meccanismo del capro espiatorio, secondo me creano un precedente pericolosissimo su come si possa fare guerra a un avversario quando questo avversario è magari di successo e potente, o anche quando semplicemente, banalmente, bisogna metterlo in condizioni di non nuocere. Richiamo l'attenzione di tutti alla modalità, poi sui fatti in sé, ovviamente, non ero lì e non so giudicare. Non entra nei dettagli. Adinolfi, prima di salutarci, una battuta al volo sull'esclusione dell'Italia dai mondiali. L'ha vista la partita l'altra sera? È sempre lo stesso problema, è la inconsistenza delle classi dirigenti. Quando c'hai classi dirigenti incapaci e mediocri, il risultato è la mediocrità. Questo riguarda le nostre classi dirigenti a tutti i livelli. Grasso e Boldrini, signori miei, sono due presidenti di Camera e Senato che annunciano di fare politica in una parte politica, tra l'altro minoritaria ed estrema, mentre si deve discutere in Parlamento adesso di biotestamento, di ius soli, di tutte tematiche estremamente complesse. Loro decidono nella loro mediocrità, nella loro non percezione del rispetto del ruolo che svolgono, nella non consapevolezza di quanto sono mediocri, di dire no, adesso vi spieghiamo noi come si fa, infangano l'istituzione. E questo è quello che è successo. L'ho preso un coetaneo di Pietro Grasso, o forse il presidente da vecchio è un coetaneo di Grasso, hanno messo ad allenare la nazionale della coetanea della Boldrini, nella aurea mediocrità che purtroppo disegna le classi dirigenti italiane di questo triste inizio di millennio. Questo dato di fatto accomuna istituzioni, classe giornalistica, mi viene anche da dire, impresa e purtroppo mondo dello sport, in un unico grande calderone che si chiama Italia mediocre. Non si riesce ad andare a inventare un meccanismo, magari studiando ciò che va controcorrente, non ciò che va alla moda, per costruire condizioni affinché emergano delle eccellenze, e alle eccellenze sia consegnata, almeno alle eccellenze capaci di tenacia, almeno alle persone capaci di tenacia. Antonio Conte, da questo punto di vista, aveva una squadra forse persino inferiore a quella di Ventura. Sì. Perché Antonio Conte aveva Pellè ed era titolare. Sì. E forse è meglio avere Immobile e Insigne. Sì, soprattutto. Ma se sei un mediocre, come è purtroppo un mediocre colui che ha portato a questo disastro la nazionale italiana, tu non sai farci nulla con una squadra di questo livello. Antonio Conte, con la sua determinazione, quella determinazione che sia riuscito pure di farsi crescere i capelli, con la determinazione e la tenacia dell'uomo concreto, e ha portato tutt'altri risultati. La Gazzimma, direbbero, dementi, a Napoli. Non c'erano i dementi che tiravano i rigori in maniera allucinante al campionato europeo di un anno fa, avevamo persino vinto quell'europeo probabilmente, con una squadra tecnicamente inferiore a quella che ha messo in campo il buon Ventura con le sue ottusità nella sfida con la Svezia. D'altronde, lo ripeto, il mediocre sa riconoscere solo la mediocrità, mette in campo mediocrità, genera mediocrità. Questo è il nostro problema strutturale del paese oggi. Del Gli avvenimenti servono a farci ragionare su qual è il percorso alternativo a quei percorsi terribili che per esempio fanno immaginare sotto lezioni di risolvere il problema immigrazione mettendo la polvere sotto il tappeto, cioè facendo i campi di concentramento in Libia, altro grande pensata del neocolonizzatore Marco Minniti col cranio pelato e pensa che la Libia sia la Cirenaica. Signori, attenzione, la mediocrità che noi scambiamo per eccellenza semplicemente perché c'è la grazia di Stato, che se sei ministro dell'Interno, presidente del Senato, presidente della Camera non puoi fare nulla, e loro non vanno toccati. Nel momento in cui cala tutto questo in una dimensione di dialettica politica, dobbiamo saperla riconoscere, perché se riconosceremo la mediocrità forse ce ne sbarazzeremo alle prossime elezioni. Io lo spero davvero che l'Italia abbia un sussulto, e voi ragazzi che siete giovani riconoscete la mediocrità, raccontatela per quello che è, cioè quello che sta uccidendo questo paese.
Grazie ancora e buon lavoro a Mario Adinolfi, direttore del quotidiano La Croce, leader del Popolo della Famiglia.